Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda edizione del Me la godo Rivals di Call of Duty Warzone. Qui con me quest'oggi per commentare il tutto, signore e signori, Dario Martiz. Ciao Dario. Buonasera ragazzi, buonasera. Tanta roba, signore e signori. Velocemente le regole, che non sono cambiate rispetto alla prima edizione. Ci saranno 12 team composti da 3 player ciascuno. Vi ricordo che si gioca per 3 ore, dalle 21 a mezzanotte. Alla fine delle 3 ore verranno conteggiati i migliori 5 game, quindi si andranno a accumulare i punti che si faranno in base alle kill, al piazzamento e a quant'altro. Bene ragazzi, andiamo a vedere un po' i team con la classifica. Vi ricordo che aggiorneremo la classifica in tempo reale, quindi partita dopo partita avremo aggiornamenti in diretta per scoprire man mano chi riuscirà a piazzarsi, insomma, nelle prime posizioni. Eccoci qua con i team, dunque. Team Rovazzi insieme a Delux e Gabbo. Poi abbiamo Power insieme a Stermi e Jake LaFuria. Abbiamo Blur con Zano e Jay Taz. Abbiamo Masseo, abbiamo Faz, abbiamo il team Velox, abbiamo il team Murray, anche quello molto interessante, con Matteo HS e Manco. Abbiamo il team di Barry con Kevin Lasagna e il maestro Gischianto. Abbiamo il team Mollo, abbiamo il team Kilnier, abbiamo il team Omi, ragazzi, Omi, Hank e Martin Sall. E poi abbiamo il team Macede, che si è aggiunto all'ultimo, signore e signori. Una sorpresa in extremis con il giudice di X Factor, El Raton, e Nitro, famoso rapper che tutti conoscete ovviamente. Allora, signore e signori, siamo partiti con i primi game. Come potete vedere, qui siamo sulla visuale del team Barry. Eccoci qua, proprio con Barry, il campione della prima edizione del Me la godo Rivals. Tanto qui il maestro al gulag, guardatelo con la sua pistoletta, peccato! Il maestro, niente, non è riuscito a fare il Clint Eastwood della situazione, ha perso il gulag. Adesso anche Barry al gulag, una prima partita un po'... partita non nel migliore dei modi per quanto riguarda Barry, Kevin Lasagna e Gischianto. Kevin Lasagna e Gischianto sono già morti, Barry al gulag è l'ultimo superstite. Tra l'altro, Ivan, non so se hai visto cosa offre il bundle di Rovazzi. Offre anche l'M4, appunto, che spara una scia di tricolore italiano. Vabbè, bro, niente, facciamo dopo. Dai, fa niente, giochiamo. Guardo dopo. Ma raga, ma è lentissimo sto merino, scusate, è lentissimo. Ma è qua da noi la gente? È qua sotto, raga, sì. UAV nemico in volo. Un attimo. Vabbè, bro, niente, facciamo dopo. Dai, fa niente, giochiamo. Guardo dopo quando stai. Ma quando raga, ma è lentissimo sto merino, scusate, è lentissimo. Caromi, vediamo un po'. Comunicazione con Hank. Credo sia crashato Martin. Non lo vedo nella lobby, Martin. Sì, hanno startato in due. Esatto, non so perché. Caromi con il suo capello biondo, signore e signori, veramente pronto a regalarci qualcosa di leggendario. Vediamo un po' l'atterraggio di Power & Co. Come è andato? Qua, Gio? L'ho visto. Traccato. Power ingaggia subito un avversario con il mirino termico. Si vede anche uno sopra. Finisce a terra Power. Ecco Stermi. Finisce a terra Jake La Furia. Stermi è l'ultimo rimasto in piedi. One man army, questa è la loro prima partita. Stermi prende alle spalle un avversario. Messo a terra e finito subito sopra la casa. Arriva anche l'altro a challengearlo. In hip fire, senza mirare. Che giochi ha giocato Stermi, Ivan? Quake, anche FIFA in realtà. Bravissimo! Team eliminato da parte sua. Ma sei molto concentrato insieme a Dredd e a Felin. Ha preso il lanciarazzi come... Vai da Crown. Veramente ragazzi, siamo ancora all'inizio delle varie partite. Alla regia mi dicono... Intanto andiamo Barry da Barry, 10, andiamo da Barry, esatto. Perché sono in top 10, signori. Finalmente abbiamo un po' di azione, allora subito andiamola a vedere. Nel frattempo si aggiorna già la classifica con il team Mollu, che ha preso i primi 6 punti, così come il team Rovazzi i primi 3 punti, come potete vedere dalla fantastica grafica. Ancora Barry che cerca il long shot con il chilo. Di più ancora? Il team davanti a lui. Questa potrebbe essere una win se la giocano bene. Lasagna e Barry hanno un bel feeling, sono due grandi giocatori, lo stanno dimostrando. Occhio, perché forse Lasagna l'ha visto. C'è uno davanti, ma ce n'è anche una a sinistra, peccato! Eliminato questa volta Lasagna, rimane solo Barry per il clutch, vediamo. Niente, peccato. Questa volta non poteva fare molto. Beh, c'è Mollu in top 10, Ivan. Mollu in top 10, allora Mollu, sì. Che Mollu sia. Mollu, Lomba e Vorax. Fanculo.
Collegate tutti i dispositivi possibili a Twitch questa se sera. Se avete 10 dispositivi, collegateli. Esatto. Bella a tutti, ragazzi. Buonasera. Contano solo le 5 partite migliori, Fabio. Concentriamoci sulle partite perché siamo soltanto all'inizio. Sono appena le 9:30. Fino a mezzanotte si va avanti. Insomma, tutto può ancora succedere. Signore e signori, questa è la classifica momentanea. Come vedete, Barry con il terzo posto di prima si porta al primo posto, 32 punti. Team Fuzz, secondo, 22 punti. Team Power, terzo con 14 punti. Attenzione, Delux è stato eliminato e sta un po'. Ma da dove? Rage quittando quasi. Lo stavo mirando. Provazzi è stato atterrato. C'è solo Gabbo, signori, che atterra il primo avversario. Gabbo con il Bruen. Striscia sul pompa. Sta per morire Rovazzi, che era stato atterrato. Gabbo è rimasto da solo. Avevo uno di vita. Passiamo un po' il volume del gioco. Adesso andiamo da Omi, ragazzi. Ancora Gabbo. Niente da fare. Il game finisce qui per loro. Andiamo da Omi, ragazzi. Eccolo qui, sempre sorridente. Guardate che bello che è. Top 15, signori. 37 player ancora in vita qui a Verdansk in questa partita. Hank e Martin a dargli manforte. Eccolo qui, Enrico, pronto a cantare in caso di vittoria. Interrompo, ma mi avvisano che c'è mollo in top 2. Top 2 in questo momento. 2 contro 3, raga. Ragazzi, 2v3, 2v3. Ci siamo, 2v3, li hanno visti, Mollu inizia a fightare, c'è anche l'altro avversario, switcha sullo sniper, niente da fare, Mollu a terra, vediamo se Vorax riuscirà a rianimarlo, sembrerebbe di sì, guardatelo con la skin di Rovazzi, con il baffo, occhio perché li challengeano, occhio perché li challengeano. Ah, peccato. È stato bravo. Ma no, bellissimo. Sembra tipo Moon piglia mosche. Mi piace perché Manku dà supporto 4. Vocale a Moore, mentre Matteo giustamente attende in silenzio e spera, incrocia le dita. No, vabbè ragazzi, ma cos'è? È fantastico! Il capitano di un elicottero. Di un aereo. Esatto, di una nave. Torni a bordo, Matteo HS! Torni a bordo! Ti invita a far silenzio, Ivan, Matteo. La safe è sempre più stretta, si muove, qui Moon deve rischiare, per fortuna la maschera, deve provare il flank veloce. È molto rischioso quello che sta facendo, ma è inevitabile la sua mossa, disperata. Credo che non ce la farà. Adesso la maschera, mi sa che non ce la fa, vediamo, forse sì. È rischiosissimo, ragazzi, è una place veramente a 5 stelle. È una place a 5 stelle, corri, non ce la fa, Messa, non ce la fa, Messa. C'ha la pressa, la pressa, la pressa. La pressa, meno male. Bravo, bravo, bravo. All'autoress, si rianima, adesso ha anche 6 corazze per fortuna. Mamma mia, che brividi. Che brividi, ragazzi, sono rimasti 5 no! player. Sono un coglione, ma sono un... Ma quanto mi ha levato? Mi ha levato un botto. Perché non ha fatto in tempo a curarsi e la safe l'ha uccisa. C'avevo 2 tick. Che sfiga. Sono arrivati i secondi. Era rimasto da solo contro 3. Sì. Pazzesco. Peccato. Intanto eccola la classifica aggiornata. Team Mollu, signori, al comando con 46 punti. Seguono il team di Barry con 32. Poi Fazza al terzo posto con 22. Team Power, quarto posto 17. Team Velox 14. Masseo 13. Blur 7. Murride 6. 4 per Omi, 3 per Rovazzi, 3 per Macete, 0 per Kilnier. Eccolo qui il Velox insieme a Justron e ad Al TV. Pronti e carichi all'interno del bunker. $0, ma che è? A breve andiamo anche da Blur, che non l'abbiamo ancora praticamente eseguito in game. Qualcosina in più. Comunque poco fa mi avevano avvisato che il team Kilnier era in top 10. Cazzo, io metto. Molto concentrato, io Blur. Io prima l'ho fatta con Gianco, era a 200 metri. Signori, Blur da solo, soletto, con Zano Mazzarri e TTJ Taz morti e sepolti, che cercano di dare consigli al signor Gianmarco Tocco. Sì. Vediamo se... Stanno dicendo di prendere... Quest'ultimo riuscirà a portare a casa qualche kill. In caso andiamo nel... Mamma mia, frate, scrapi, guarda. Team dietro sei morto uguale. Sì, no, infatti non c'ha manco senso mettersi qua a ricercare troppo. Ma fa troppo ricercate, io! Se dovresti là con la macchina, proprio senza air trophy pure, cioè tipo roba che attacchi diretto a core per ide, proprio subito sulla corona.
E poi dopo ti guido bordo safe, che non mai guidato una macchina su sto gioco. A breve ci spostiamo. Allora, facciamo un giro veloce da Macete e dall'altro team che non abbiamo visto, quello di Narcos. Vediamo team Macete con top 10, Barry, il Raton, giudice di X Factor, e Robert De Nitro, il rapper della Macete Nitro. Eccolo qui, il signor Manuelito Donde Fue. Raga, lo volete un pompa? Io, c'è una sacca per corazza, raga. Sacca per corazze e un pompa d'oro. Tra l'altro io mi scrivono Barry top 10 momento critico. Dovrebbe essere un 1v1, ragazzi. Siamo all'interno del gas. Siamo all'interno del gas che si sposta, come potete vedere, essendo l'ultima safe. Gran giocata quella di Barry. Eccolo qui, nell'Edglitch lo mette a terra ancora. Lo mette a terra ancora. Si deve mettere adesso le corazze. Siamo all'endgame, signori. Fuori l'ultimo. Amico. E poi così. Sì. E si vince giocata, così. Gran giocata di Barry. Strepitosa da parte di Barry e Kevin Lasagna, accompagnati ovviamente da Gischianto, signore e signori. Non mi aprite! Slalom, vai a sinistra! Bravissimo! Di soldi, fa niente! Bravo! Datti la corazza mentre corri! No, Blur ci saluta qui. È stato sniperato. Ma che cazzo de macello è? Ma che stanno a fa' tutti i rival? Bene, sedicesimo posto dunque per il team Blur. Andiamo a seguire il team Kilnir, il team di Narcos, che ci manca da vedere. Eccoli qui, Narcos, la Rai 94 e Kilnir, signori. Sono poi gli outsider, i dark horse di questo evento, insomma, forse i meno conosciuti, possiamo dire, ma sicuramente da non sottovalutare. Narcos molta esperienza su Warzone. Allora, lo lancio adesso io? No, aspetta però. Fatto. Bravo. A posto. Sì, intanto quattro team, 10 player, Lomba, vocal leader, chiama la rotation. Infatti lo seguono Mollu e Vorax, Mollu con lo sniper, con il mitraglione. Quello invece Lomba, signori, con il chilo, il classico mirino. Ormai scelto da praticamente tutti i giocatori. Grau alla mano invece per Vorax e Sniper. Occhio perché ci sono degli avversari che provano a challengeare da sinistra. È finito a terra Mollu. È finito a terra Mollu. Vediamo se si riesce a ressare. Qui c'è un po' di problema. C'è un problemino. Occhio alla granata. Ecco il challenge. Niente da fare. Vorax eliminato. Terzo posto per il team di Lomba. Tra l'altro per ora hanno 10 kill Manco, 5 Moon e 2 Matteo. Bastare. Senza rischiare, giustamente, senza rischiare, Murad dà indicazioni a Manco che recupera le corazze. Hanno spottato l'avversario, devono solo avere la pazienza di attendere. Adesso con il C4 lo vanno a challengeare 2v1, non possono perderla questa partita. Avversario circondato e ci saluta, signore e signori. Dice boom baby bye. 11 kill per Manco, 5 Murray, 3 per Matteo HS. Una vittoria che vale oro colato, signore e signori. Oro colato per la classifica. Allora, classifica momentanea, signore e signori. Dopo questo game appena riportato, il team di Murray, come vedete, sale a 89. A meno 6 da Barry, ragazzi. Questa team di Mollu 80. Ragazzi, è una sfida a 3 per ora, come potete vedere. Per il primo posto. Top 3 boys. Tanto top 3, chiamata da Faz. 7 player in vita, signore e signori. Vediamo se se la portano a casa. Potrebbe essere la prima vittoria della loro serata. Fino a questo momento sono ancora tutti e tre in vita. Tutti e tre. Siamo fuori safe, raga. Ci muoviamo. Dovremmo spostare. Oh, un attrezzato. No, mi ha sniperato. Faz sniperato, però è safe, potrebbero portarlo, potrebbero provare a rialzarlo, corre verso anche di loro. Se sta arrivando la tempesta, è un po' rischioso, no, e il gas sta arrivando. Dammi. Sono incastrato dentro casa, non posso fare. No, ma... Cato anche per Gianco. Davanti a me, l'amo. 5 player in vita, adesso 4, 2 team, è un 2v2. Anzi no, è 1v3, l'ama da solo. Sì, lama da solo contro 3, ragazzi, per l'impossible clutch. Cioè, lama laganto, abbassiamo un po' l'audio di gioco. Lama laganto, 1 contro 2. 1 contro 2 di lama, vediamo se la clutcha. Niente. No, peccato.
Attenzione, quattro team rimasti nel frattempo. Rovazzi, Delux e Gabbo. Rovazzi ne mette a terra uno, c'è anche l'altro. Fuori due, allora. Fuori due, c'è l'ultimo dietro. Delux, vediamo se lo porta a casa. Lo prova a challengeare col Popano. Che rischio, peccato. Un disastro qui. Aspetta, incredibile. Questo qui dietro il tavolo si è fatto la tripla, ragazzi. Li ha mandati tutti al baretto. Otto player rimasti, signori. Questo è il game della svolta, come dicevamo. Potrebbe essere il sorpasso da parte del team di Moonride, Manku e Matteo HS, signori. Matteo HS, che alla vigilia di questo torneo avrà giocato 2 ore a Warzone nella sua vita e potrebbe vincere il Melagodo Rival. La chat è attiva, spammate tutti, signori, spammate tutti, donate la vostra energia a Moonride. Manco a terra, però, manco a terra. Moonride challenge, mette a terra l'avversario con lo scudo, anche il secondo! No, peccato. Mamma mia, che giocata che aveva fatto. 32 kill, comunque. 22 Moon e 10 Manku. Ecco, fermi tutti, la classifica. Team Moonride 147, Team Barry 135, Team Mollu 106. Esce da qua. Attenzione, ci siamo, signori. Zano con intelligenza, con arguzia. Occhio perché Blur viene challengeato. Zano si sposta in avanti, proverà ad eliminare due avversari, fuori uno. Il secondo, peccato, lo trada bene. E Blur anche è stato ucciso. Una buona partita comunque sia da parte di Zano, Blur e J-Taz. Mi sta hittando un avversario da lontano, due volte addirittura. Occhio però al gas. Ai ai ai, finisce a terra. Vai Omi, forse un altro, no. Si arrabbia. Quarto posto direi positivo, assolutamente. Ecco Manku, signori, che abbiamo visto poco perché prima c'erano dei problemi tecnici con la sua live, adesso sembra andare tutto per il meglio. 10 team rimasti. Bravissimo. Allora, grazie, sì. No, bombardamento. Aia, Omi è finito. Scusatemi, Moonride è finito a terra. 6 player in vita. Moonride a terra, no. Eliminato da dietro Moonride. Eliminato da dietro Moonride. Manku e Matteo HS rimasti in vita. Moonride più forte del team, probabilmente è stato eliminato. Attenzione, Manku deve fare la clutch place. Ma Matteo HS non deve mollare. Matteo HS non deve mollare, deve dare una mano nel momento decisivo, nel momento del bisogno, deve raccogliere tutte le energie che gli sono rimaste a disposizione. Oh. Niente da fare, c'è Matteo davanti, niente da fare. Finisce qui il game. Secondo posto, peccato. Nel frattempo hanno aggiornato il team Barry a meno 21, ragazzi. Qui. Moonride prova a scappare per l'ultima volta quando mancano solo 19 minuti. Alla fine delle 3 ore di tempo. Il problema è che questi se no non riesco a piccarli. Il Rivals finisce tra 7 minuti, signori. Queste sono le ultime partite che vedremo quest'oggi. Uno fatto. Uno con me. Confermato. Fatto un altro. Bravo Moon, dalla torre, signori. Si affaccia Moonride, la torre del potere. 11 player rimasti in vita. Ancora un altro messo a terra. Vediamo se Manku riuscirà a finirlo. 4 team, signori. Chiudere con una vittoria sarebbe mettere il punto esclamativo su una prestazione comunque da tripla per questi ragazzi che sono ad un passo dalla conquista del titolo di campioni italiani di Melagodo Rivals Warzone Morte Edition. Allora, abbiamo una a destra e due a tre. Munizioni per Moon, che è un po' a secco. Eccoli, vediamo se li prende, una bella uno. Place da parte di Manku, poesia in movimento per la vittoria da parte del team Moonride, del Melagodo Rivals. Ufficiale, avete vinto il torneo. Abbiamo vinto? Sì. Sì, cazzo, vai, sì! La felicità di Matteo HS è sotto il palco. Ragazzi, io mi sto per commuovere per Matteo, raga, guardate com'è felice. È bellissima questa cosa. Andiamo a vedere Barry per l'ultimo game. Servono 57 punti o 56 per pareggiare i conti. E poi bisogna vedere la differenza. Questo è l'ultimo game che hanno a disposizione Barry e Kevin Lasagna e Gischianto. Ma occhio perché Gischianto e Kevin sono già morti. Rimane solo Barry al gulag. Un po' disperato lo vedo Barry, eh.
vince il gulag. Mi devo curare, Fanno challengeare un avversario che si trova nel piano superiore. Si deve curare l'omba e allora attendono. Occhio perché qui c'è un tentativo di flanchetto da parte di un avversario che però viene spottato e... triple killato praticamente. Qui Mollu che era finito a terra sta per essere rialzato da l'omba. Tre team rimasti, sette persone, la safe è un po' in mezzo, quindi diciamo che non hanno tutto questo grande vantaggio. E oltretutto sono anche sopra i nemici. La vedo dura. Andiamo a vedere Velox, top 12. Bella kill da parte di Velox che atterra un avversario, vediamo se riusciranno a finirlo con Deve finirlo con il bombardamento in realtà. 20 player in vita, 8 team, buona posizione di high ground da parte del team di Velox. È rotissimo. Effetto nullo. Si allarga uno di loro. Uno verso destra, penso... ok, l'ha visto, l'ha visto. Avevi tre ragazzi, Velox sì, potrebbe sì, avere una kill, ne mette a terra uno con gli ultimi colpi. Siamo un po' bravissimi. Ha vinto. Grandi, eccola qui la vittoria. L'ultima partita è quella del finale. Diventa quasi impossibile. Vede un avversario con lo scudo, ragazzi. ma come fai a giocare con lo scudo, io dico. Oddio. Qui turna un avversario, occhio all'attacco a grappolo, non ha più corazze Barry. Non ha più corazze, ha l'autores ma non ha più corazze, c'è un avversario lì da quelle parti, vediamo se lo elimina, se lo porta a casa. È one shot. Niente. Ma vai a fare in e finisce qui con Barry sempre calmissimo. Niente da fare, peccato. Peccato per il errore. Bene signori, siamo dunque arrivati alla conclusione, anche l'ultimo game di questo Me la godo Rivals. Mort Edition è terminato con Barry che sclera, secondo posto comunque sia di tutto rispetto. Questa è la classifica definitiva, a brevissimo arrivano i vincitori per l'intervista. Roberto, eccoli qui che stanno arrivando i vincitori. Eccoci! Moonride, ma lei è troppo forte, ha rotto le scatole, mi scusi. No, io mi sono immerso nella battaglia, però pure Marco ho fatto il panico e Matteone bro ci ha regalato emozioni. Eccoli qua, regalato emozioni grandi, guardate che belli che siete. Ciao belli. Ciao ragazzi. Complimenti ciao. Ancora una volta a Murray, Matteo, HS e Manku per la grande vittoria. Grazie, grazie mille. E anche al coach di Matteo. Anche HS. Al coach di Matteo, dategli un po' di sorte. Sì. Il talisman. GG ragazzi, sì. Belli eventi, rifateli perché sono belli, un sacco belli. Troppo divertenti, raga. Troppo bello. Matteo c'è? Sì, ci sto, mi sento. Matteo, dimmi qualcosa, come ci si sente ad essere il campione italiano di Warzone? Io ancora non ci posso credere che sono vinto sto torneo, ancora non ci posso credere, sono incredulo, cioè. Ma qual è stata la chiave di volta, secondo te, della vostra vittoria? La chiave di volta? Sì. Non lo so. Forse lo schermo da gaming. Lo schermo da gaming era 2080 Super che ho comprato. Quindi non Murray e Marco. Diciamo, ah, vabbè, pure loro, insomma, sono stati forti, ecco. Io grazie mille, ragazzi. Ringraziare veramente tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo fantastico evento, a partire da tutti gli sponsor, da Nvidia, Astro, Logitech, Just Eat, da Me la godo stessa, tutti i ragazzi di Me la godo che hanno contribuito alla realizzazione, da Onizuka che ha realizzato il trailer, da Omar, dallo studio, dalla Revive Studio, da Delu, da Motore, da tutto lo staff, Bob alla regia, ragazzi seguite il grande Bob che a livello tecnico è il numero uno in Italia, Dario Martiz che ha commentato con me, seguite pure lui su Twitch. Grazie veramente a tutti, ringraziamo Activision, grandissimo anche Fabio Rovazzi con la skin, fantastica. Grande. È stato divertente sentire la sua voce nel gioco mentre giocavano anche loro.
Ringraziamo ancora tutti i partecipanti, speriamo di avere altri eventi, ma soprattutto ringraziamo voi che ci avete seguito su tutte le varie chat, i vari canali. Anche stasera eravate 60.000 persone, insomma, credo che ancora una volta abbiamo dimostrato che quando ci si mette d'impegno si può collaborare e creare qualcosa di veramente figo, che alla fine arriva anche all'estero e facciamo vedere, insomma, che anche la comunità italiana esiste, siamo belli forti. Grazie a tutti ragazzi, ancora una volta una buona serata e ci vediamo alla prossima, speriamo. Rimanete sintonizzati, tra l'altro tra poi esce il nuovo Call of Duty. Buona serata! Ciao ragazzi, serata, un bacio ragazzi. A tutti! Buonanotte! Matteo KS ha vinto un torneo e farete già così.